continuiamo l'intervista a Lirio Torregrossa con adesso la parte più divertente. Da grande giocatore hai militato in squadre importanti, raccontaci qualche aneddoto, anche perché vediamo le immagini di Lirio Torregrossa col Torino con Radice a Messina e poco fa ci racconta. Quindi il curioso più aspetto che magari nessuno sa che oggi racconti. Allora, una cosa che vi vorrei raccontare è stato con Coscoglio, che adesso non c'è più con noi, però era uno degli allenatori che mi ha dato la possibilità di giocare in Serie B. Posso ricordare la prima giornata di campionato e come tutti gli allenatori parla il giocatore, mi chiama pure a me e mi fa: Torregrossa, come stai? Io ho detto: benissimo mister, sto alla grande. Ma di fiato mister, distruggo tutti quanti. Ok, allora vai in tribuna a tifare Forza Messina. E mi ha risposto in questo modo così. E allora che è successo? Anche perché poi uno fa degli sbagli che non dovrebbe fare. Poi che è successo? Che dopo ha fatto questa battuta, tutti ridevano, eccetera, eccetera, mi aveva mandato in tribuna, io ho preso la macchina e me ne sono andato a casa. Andando a casa, quando sono arrivato sotto Enna, mi chiamano, ho detto: che è successo? Cioè, sei infortunato Venditelli, dovresti rientrare. Ho detto: ma io già ormai sono a casa. E mi sono rimasto a casa e poi mi hanno fatto rimanere a casa fino a quando Moggi mi ha portato alla rondinella. Credo che molti vedono in qualche forse peccato caratteriale il fatto che non sei sfondato, Lirio. Cosa c'è di vero questo, se è un mito comune che molti dicono? Allora, precisiamo che non sono gli stessi tempi, stiamo parlando di 30 anni fa, giusto? 30 anni fa non era come adesso, il calcio è sempre stato uguale, però non c'era il fatto che a quei tempi si doveva studiare, mio papà voleva che diventasse avvocato e tutte queste cose così. Il fatto che giocavo a calcio era, per me era solo un divertimento, ma io venivo, mi permetto, dalla strada dove che si doveva comandare chi era il più forte. Allora già quando sono arrivato a Torino un po' mi hanno una prima licata, sono stato così fortunato con Zeman che abbiamo vinto il campionato, siamo saliti in C1 e poi mi hanno venduto subito al Torino dove avevo la possibilità di poter dare qualcosa in più, sono esordito in Coppa Italia contro il Messina, che lì forse mi hanno preso, ma il fatto era un poco caratteriale, sono stato sempre un poco impulsivo, quello che magari ringrazio a Dio che i miei figli non ce l'hanno, hanno molto più pazienza e stanno facendo una strada piano piano. Io invece sono stato fortunato, magari che sono arrivato subito e venendo, come detto, per la strada ero un poco monello, diciamo, e questa cosa qua nel calcio fa tanto. Cosa non rifaresti oggi? Cos'è che non rifarei oggi? Io penso che no, sinceramente non sono pentito di niente. Il motivo sai perché? Perché c'ho una moglie bellissima, tre figli splendidi. E poi nella vita io mai avrei pensato che i miei figli avrebbero giocato a calcio e mi avrebbero superato così facilmente come sta facendo Ernesto, perché qualcuno possa dire che è più forte, che io possa essere più forte o no, eccetera, eccetera, ma uno che ha fatto già 4 anni di Serie B, ha fatto qualche 5-6 anni di Serie C, io ho fatto solo una piccola parte di quello che ha fatto lui, cioè già lui ha 25, io ho 24 anni, ho smesso, lui ha già 25 anni, sono 7 anni che ha giocato a calcio. E piccolino, sono già il terzo anno che è a Perugia, stando fuori, facendo sacrifici, anche quest'anno è stato a pari il suo compagno avendo un infortunio, capocannoniere del Perugia, non dico i gol perché sono pochi, facciamo dico solo capocannoniere così almeno rimane. No, diciamo che non sono pendito di niente, perché poi sono venuto pure a giocare a San Gatardo, nella mia città, dalla seconda categoria siamo arrivati in eccellenza, sono andato da Agrigento, abbiamo vinto il campionato, e diciamo che sono stato abbastanza fortunato, a comando magari di qualcun altro che poi ha smesso subito e non ha più giocato. Quindi ci manca la fortuna, è stato il fatto che se i tuoi figli hanno preso la tua moglie per il carattere ma non impulsivo, i geni della classe li hanno presi tutti da te però. Diciamo che non hanno preso la classe, hanno preso magari la mentalità, il pensiero, perché non ci dimentichiamo che mia moglie è pallavolo nazionale, pure lei argentina, diciamo che tutte e due siamo anche predisposti, perché tante famiglie non riescono a capire il sacrificio dei bambini che stanno fuori, noi invece già siamo predisposti, i due ragazzi sono andati via a 14 anni, non è facile avere dei figli, per questo noi per adesso coccoliamo tantissimo a Dominique, la piccolina, perché i due diciamo che non ce li stiamo vivendo, e diciamo che quando uno arriva in una situazione così buona come Ernesto, io dico che la maggior parte sia la fortuna, perché ci sono tanti
bravi che magari non sono stati fortunati. Cioè, hai raccontato un aneddoto su Scoglio, adesso un altro su Zeman, e credo che qualcosa ce la puoi raccontare. Allora, il Zeman, quello che vi posso raccontare è che io ero giovane, correvo, forse il pressing l'ho inventato io, perché io tecnicamente ero proprio scarso, però come forza fisica ero proprio... Io diciamo che facevo il pressing di Zeman, della C2 in C1, lo facevo da solo. Dove giro palla c'ero io. Quello che succedeva è che quando arrivava sotto porta, non vedevo la porta, ero annebbiato perché quell'anno ho fatto solo 7 gol. E allora lui, con la sua voce, in quel modo di parlare, finiva la partita, mi chiamava e mi fa... Olivio mi chiamava, Olivio, ricordati che la porta è quella dove ci sono i 3 pali bianchi. E diciamo che una delle cose è stata quella lì, e l'altra è stata che sono andato a giocare a Casarano, vincevamo 2-0, io avevo fatto doppietta, ti immagini, contentissimo, però abbiamo perso 4-2. Quando siamo andati nel pullman, io contentissimo gli vado dal mister, 2 gol, Torre Grossa, abbiamo perso, dovevi fare 5 gol, 2 abbiamo perso. Grazie anche per la simpatia di Torre Grossa. Grazie tante.